rientra. No, 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 ma 20 secondi, lei lo sa, ha fatto tutti i telegiornali, su. Ma non è per... Ma noi siamo qui dalle 11, ma 20 secondi, ma che gli possiamo chiedere che non può rispondere, su. Grazie. Allora... Non lo ricordo. Assolutamente. Su questa vicenda di Azzolini c'è da valutare il fumus persecutionis. Una volta valutato questo, che farete? Qual è la vostra posizione? Scusi, c'è un discorso di serietà minima. Noi non ci dobbiamo sostituire l'autorità giudiziaria, quindi nessuno ritiene questo. Noi dobbiamo semplicemente vedere se l'autorità giudiziaria ha agito all'interno nei suoi limiti e se c'è fumus persecutionis. Noi faremo questo e ci appelliamo a che tutti facciano la stessa cosa, che è quello che chiede la Costituzione. Dal PD invece fanno filtrare il fatto che l'orientamento è votare sì, è un altro strappo dell'alleanza. Se questo non si basa sulla conoscenza, non è uno strappo nei nostri confronti, è uno strappo nei confronti della Costituzione. Il PD dovesse scaricare Azzolini e magari anche Castiglione, voi dovreste a questo punto ripensare il vostro rapporto col PD? Non è una questione di difesa, diciamo, corporativa, è una questione di serietà. Quindi il problema è su quale base lo si fa, su una base ideologica o su una base di conoscenza. Noi agiremo su una base di conoscenza e pretendiamo che anche gli altri e soprattutto i nostri alleati facciano lo stesso. Ritenete un'ultima cosa? Che la questione di Mafia Capitale sia un pugno nello stomaco per tutti e quindi... Castiglione deve lasciare il governo? Scusi, la questione di Mafia Capitale mi sembra che con Castiglione ci siamo, cioè evitiamo di pensare di associare il sottosegretario Castiglione alla questione di Mafia Capitale. Intanto Castiglione che ha ricevuto un avviso di garanzia sta dando le sue ragioni. Scusi, Azzolini, vediamo anche qui le carte, no? Nel senso che... come no? C'è la richiesta di arresto, possiamo dare la possibilità anche al senatore Azzolini di difendersi o no? Oppure non c'è questa possibilità? Onorevole, ma la maggioranza è sul cara di Mineo, perché lei si è dimesso per essere indagato, Castiglione non si deve dimettere. Farà scuola Castiglione, lei ci penserà? Bene, anche la salute. Per meno. Ciao, grande. Il governo rischia, ma perché non risponde mai? Sulla vicenda di Azzolini, il PD pronto a votare l'arresto, scaricate Azzolini per salvare Castiglione. Dunque, a me sembra che queste dichiarazioni siano premature perché bisogna conoscere il contenuto. Il PD sbaglia, quindi. Sbaglia chi rende dichiarazioni premature.